Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi vi andrò a parlare della partita che si è giocata nell'Under 21 europeo. Italia, Repubblica Ceca, persa 3-1 dai nostri azzurri. Partita deludente. Abbiamo fatto una figuraccia perché siamo per me una delle squadre più forti dell'europeo. E adesso rischiamo di uscire perché abbiamo perso contro la Repubblica Ceca. C'è la squadra, manca il gruppo per me. Manca il gruppo, manca anche, soprattutto come reparti, parlando di reparti, il centrocampo. Per me manca molto l'unione di squadra. Come ho già detto, manca il gruppo perché se vedi i giocatori individualmente sono uno più forte dell'altro, come ho detto nello scorso video. Però manca per me un po' di unione perché adesso è difficile passare con dei giocatori così, con una squadra così, non passare il girone, sarebbe proprio una figuraccia atroce secondo me. Penso che è ineccepibile perdere, è ineccepibile pareggiare sull'1-1, rientrare in partita all'80esimo e prendere tre canne in 10 minuti. Non ci sono parole. E poi li ho visti subito molto stanchi. Al 60esimo vedevo che erano un po' lunghi e tutto questo, quindi non hanno convinto, hanno molto deluso e adesso se è difficile anche che passiamo. Speriamo in bene, direi. Speriamo in bene perché sennò quest'Italia delude come ha deluso contro la Repubblica Ceca e se non passa il girone. Delusione completa. Poi penso che Petagna abbia divorato un gol che facevo anche io, che è incredibile sbagliare un gol così. Voi penso sappiate, se avete visto la partita, di cosa sto parlando. E quindi veramente una brutta Italia, una brutta Italia. Delusione, però ragazzi, non molliamo. Dobbiamo reagire a questa sconfitta e tornare più forti di prima. Quindi, ragazzi, direi che per questo video è finito. Lasciate like, iscrivetevi e ci vediamo.